Questo rapporto, giunto alla sua terza edizione, ha come tema centrale quello delle disuguaglianze dei territori. Emerge il quadro di un paese a diverse velocità, in cui le disuguaglianze tra territori e tra aree, soprattutto forti e deboli, sono accresciute, in particolare per quanto riguarda il tema della povertà, dell'istruzione, della salute, dell'energia, del lavoro, delle città e comunità del genere. Servono politiche quindi coordinate per un efficace governo del territorio. Tra le novità di quest'anno, nel rischio naturale antropico, abbiamo introdotto la siccità che si va ad aggiungere, no, alle problematiche legate al rischio idrogeologico, alle alluvioni e alle frane, il tutto amplificato appunto dal cambiamento climatico. È necessario intervenire sulla gestione della risorsa idrica andando a diminuire le perdite di rete e andando ad attuare tutte quelle misure e quegli interventi per una gestione più razionale, più sostenibile della risorsa sia in campo industriale che in agricoltura, sensibilizzando anche il cittadino. Il CNEL da 12 anni con Istat ha elaborato gli indicatori di benessere equo e sostenibile, i cosiddetti BES. Purtroppo, gli indicatori nazionali, come noi abbiamo già visto e commentato un po' di tempo fa, non vanno molto bene, la maggioranza sono in regresso.